stampa, è arrivato il momento del gioco con Antonio Gaito. Il tema di questo mercoledì riguarda i migliori allenatori dell'era De Laurentiis. Quindi sei nomi da classificare per il Pampa Sosa e si parte da Rafa Benitez. Rafa Benitez, campionato così così. Già in crisi il Pampa. Semifinale di Europa League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana contro la Juventus. No, ma sto pensando chi avrei messo come ultimo allenatore. Vabbè, però per i miei gusti, Io rischio secondo. A sorpresa questo secondo posto di Rafa Benitez. È molto a sorpresa. Due trofei al secondo posto, quindi. Vediamo il prossimo. Rino Gattuso che insomma subentra in quella stagione, vince la Coppa Italia, poi l'anno dopo non riesce ad andare in Champions, insomma non benissimo quel finale. non ha fatto bene, ha perso il quarto posto in mano della Juventus. Mi dispiace Gennaro, mi dispiace, ti voglio bene, ma io ti metto al sesto posto. Però non me l'aspettavo neanche così in basso. Poi non ha pensato che possono essere gli altri, capito? Quindi sono quelle cose a bruciapelo. Mi sono fatto prendere. No, Vediamo chi esce. Maurizio Sarri, insomma, quell'anno di 91 punti, record di punti. Sì, io rischio, lo metto terzo. Però c'è un altro. Vabbè, terzo, dai, è forte Sarri, dai. Per quello che ha fatto a Napoli è forte. Sì, io pure secondo. Però ho sbagliato. Perché credi che oltre ce ne siano due fortissimi. Sì, è vero, vero, vero. Vediamo il prossimo. Allora, si tratta di Mazzarri. Non te l'aspettavi. È vero, non me l'aspettavo, però secondo me se la gioca con Gattuso in questa classifica. Messo sesto, forse. No, sto pensando ai prossimi due, più che a Mazzarri e Gattuso io. Quindi gli Vabbè, altri... inizia a metterlo, credo, quinto, e così vediamo. No, non puoi suggerire, Antonio. Sì. No, nel senso che il ragionamento portava lì. Ora tu temi due forti. Vediamo il prossimo. Oramai, andiamo avanti. Eddie Reia. Guarda, la classifica è perfetta. La classifica è perfetta. Perché Reia va al quarto posto, perché secondo me è meglio di Mazzarri e di Gattuso, perché ha portato la rinascita. Sì. Quindi Reia quarto sta perfetto. Sei soddisfatto di questo? Cioè, sono molto bene. Vediamo l'ultimo che è automaticamente Vabbè, aspetta. Primo posto. Ok. Perché se mi uscivi con un Donadoni, ti picchiavo in diretta veramente. E invece ci stiamo sempre comportando bene. Bravo, l'ho fatta perfetta. Se l'è cavata alla grande. Non avresti cambiato niente. No, è perfetto. Non mi hai fregato, Antonio. Però migliorò tantissimo. Tu mi volevi fregare, non mi hai fregato.